questa ruota della vita, che ha la sua ragione d'essere nel sacrificio, si trova quindi in tutte le religioni. E più la religione è nobile e pura, più l'idea del sacrificio che la compenetra sarà nobile e pura. Notate con quanta profondità viene qui espressa l'idea dell'alchimia, il continuo cambiamento da uno stato all'altro. Il cibo si trasmuta negli esseri, ma affinché il cibo possa esistere, la pioggia è trasformata in cibo. E perché la pioggia possa cadere, il sacrificio deve essere offerto agli dèi. Allora gli dèi daranno il sostentamento. Troverete questo roteare della ruota ovunque nelle antiche religioni. Il bramino, per esempio, si servirà del fuoco per il suo sacrificio, poiché è scritto che Agni, il fuoco, è la bocca degli dèi. E questo sacrificio per mezzo del fuoco, anticamente, era accompagnato da mantra, fatti da uomini che sapevano quel che facevano. Essi componevano i mantra con parole magiche, che avevano potere sulle forze inferiori della natura, affinché quel sacrificio, così compiuto, regolasse molte delle forze e queste, operando sulla terra, producessero il cibo per gli uomini. Benché l'azione fosse in se stessa un simbolo, ciò che veniva simboleggiato era reale. E la forza proiettata dalle labbra del sacerdote purificato, dall'uomo dotato di poteri, anch'essa era reale. Il simbolo aveva lo scopo di insegnare ai popoli tutto quanto concerne questa ruota della vita, di far loro comprendere che l'azione è essenzialmente sacrificio. L'azione dovrebbe essere compiuta come un dovere e non per altri motivi, dovrebbe essere fatta affinché l'uomo possa trovarsi in armonia con la legge, perché essa è una risposta dell'uomo alla legge, la sua parte nel compito comune. Dunque, mediante questo insegnamento, veniva dimostrato che il sacrificio era il vincolo dell'unione, il filo dorato che avvinceva tutti gli esseri in questo universo manifestato. Siccome l'azione è la base del sacrificio, e poiché l'azione procede dal Dio creatore, che manifesta se stesso nell'universo, è detto che Brahman è presente in ogni sacrificio. Ogni azione così compiuta costituisce l'adempimento di dovere verso il mondo, senza desiderio di profitto individuale, senza desiderio di guadagno personale, senza desiderio di ottenere alcunché per il sé personale. Procedendo in modo contrario, si determinò quell'aspetto inferiore, degradato ed egoistico che i sacrifici presero con l'andar del tempo. La vera essenza dell'alchimia sta nella parte presa da ogni cosa nel movimento della ruota e in quella del compimento del dovere per il dovere stesso, poiché l'azione si cambia in sacrificio, brucia i legami del desiderio e libera il saggio. Così bruciata nel fuoco della saggezza, l'azione perde tutta la sua forza di legame sull'anima e questa diventa una compagna di lavoro col divino nella natura. Ed ogni azione offerta sull'altare del dovere diventa una forza che mette in movimento la ruota della vita, ma non lega già mai l'anima. Dunque, questo scambio costante, questo servizio reciproco è una delle forme della grande legge del sacrificio e il cambiamento che ne sussegue è di tale natura che l'azione compiuta come dovere diventa parte dell'armonia universale, esplicitamente aiuta il procedere dell'evoluzione, contribuisce all'elevazione della razza. Il lavoro del nostro aspirante nella corte esterna consiste nell'allenare se stesso gradatamente a compiere ogni azione con spirito di sacrificio, rendendosi conto di ciò che fa senza chiedere nulla, non cercando nulla, non aspettandosi alcun compenso, agendo semplicemente perché così deve essere fatto e non per altri motivi.
Chi agisce in tal modo compie effettivamente un lavoro di alchimia spirituale che purifica ogni azione al fuoco della saggezza. Egli viene a trovarsi in cosciente armonia col volere divino nell'universo manifestato e diventa così una forza nell'evoluzione, un'energia nel progresso, e la razza intera è beneficiata dalla sua azione. Altrimenti questa avrebbe soltanto portato al sacrificante un frutto personale che a sua volta avrebbe legato la sua anima e limitato le sue potenzialità di bene. Così funziona questa legge del sacrificio, considerata nel suo aspetto inferiore. Ma ora veniamo a quello superiore ed anche più sublime. Per evitare ogni malinteso, cercherò di spiegarmi con molta cura e di trattare l'argomento estesamente, perché so quanto sia facile sbagliare in una presentazione incompleta, di cui io sarei responsabile. Desidero questa sera fermarmi un momento sull'essenza del sacrificio e cercare con voi di rendermi conto di ciò che il sacrificio veramente significa. A me sembra, e questo è il pensiero col quale vi chiedo di cominciare, che il sacrificio considerato nella sua più intima essenza, e cioè dal punto di vista che sarà sempre più il nostro man mano che saliremo verso una vita più divina, dicevo che il sacrificio sia l'atto di dare, di passare ad altri quello che è nostro. È motivato dal desiderio di dare. La sua essenza consiste nello struggimento di poter partecipare ad altri qualche cosa che si possiede, oggetto prezioso agli occhi del possessore, il quale per questo desidera metterlo a disposizione per l'aiuto e per la gioia degli altri. Il sacrificio, pertanto, considerato dal lato interno piuttosto che da quello esterno, è un dono che viene fatto, è un riversarsi della natura allo scopo di conferire felicità ad altri. E perciò, nella sua essenza, è gioioso e non penoso, il dono essendo il cuore stesso dell'azione di sacrificio. Lasciando per un momento da parte quanto può aver luogo durante la consumazione del sacrificio, ritorneremo fra poco anche su questo, il sacrificio in se stesso effettivamente è un dono ed è l'offerta di una natura che desidera dare, che aspira a trasfondersi negli altri, che vuole dividere con gli altri tutta la gioia che è sua, e che ha per unico movente l'aspirazione di espandersi negli altri per unirsi ad essi in un'unica gioia. Ma, direte voi, perché nella gioia? Perciò vi ho pregato di risalire con me fino al cuore, fino al centro stesso della manifestazione. L'atto supremo del sacrificio, dissi altrove, consiste nell'autolimitazione dell'esistenza una, per mezzo della quale ebbe origine, sotto forma di energia, il Logos manifestato. Ora io constato, e la cosa mi sembra assolutamente naturale, poiché nello studiare questo processo e la sua azione sull'universo ho troppo insistito su uno dei suoi aspetti, dunque constato che questo modo di considerare il sacrificio sembra implicare l'idea di una agonia del Logos, espressione che mi pare contraddittoria. Ma cos'è il Logos? Il Brahman manifestato. Ci è stato detto e ripetuto tante e tante volte nelle antiche scritture, le quali a loro volta hanno radice in una scienza ancora più antica, che la natura di Brahman è felicità. Nessun altro concetto è possibile se tentate di arrivare col pensiero a ciò che esiste oltre la manifestazione. Brahman è felicità. Questa è la nota fondamentale della più antica religione ariana. E nell'ascesa che l'uomo fa verso Brahman, l'ultimo involucro dello spirito è chiamato l'involucro della felicità. Prendete il Raja Yoga,
quello dell'India, e studiate i veicoli per mezzo dei quali lo spirito può manifestare se stesso nei mondi diversi. Vedrete che, a misura che esso si ritira dai mondi inferiori, si spoglia degli involucri inferiori. Prima abbandona l'involucro del corpo denso, poi quello del corpo sottile, poi quello del desiderio, infine l'involucro della mente. E vedrete che durante questa continua ascesa, che sempre più lo avvicina a quel Brahman che è se stesso e che permette allo spirito di ritrovare sempre più la sua natura essenziale, vedrete che finalmente non gli rimane che un ultimo unico involucro, il più elevato, il più sottile, tanto che appena lo differenzia dall'uno unico, velo traslucido che assicura la conservazione dell'individualità necessaria per conservare tutta la messe raccolta attraverso le età trascorse. E questo involucro ha un nome, è chiamato l'involucro di felicità, come per ricordare ad ognuno che si dibatte nel mondo, inceppato dall'ignoranza, che questo progresso nello yoga, che è l'unione col divino, deve essere proseguito di grado in grado, fino al momento in cui lo spirito non si trova più avvolto da nient'altro che da felicità. E allora viene detto, Brahman è felicità.